Giacinto, come pensi a festeggiare l'anniversario del vostro matrimonio? E come penso? Per me la festa lo sapete che è. Adesso appena finita di magnà, se famo portare le carte e si ammazziamo a scopone fino a stasera. Vabbè. E io che faccio fino a stasera? Mi ammazzo da sola? No, per carità, proprio oggi. Perché? Che vorresti farmi? Io vorrei che una volta mi portassi al cinema. Ah, sentite. Ti portacela, no? Sì, ma come? Mi piace pure a me il cinema. Però vedete, padre, quando io ho mangiato e bevuto e me ne vado al cinema, io mi abbiocco. Appena comincia la musica, io comincio a russare. Sono mille lire buttate via, capito, padre? Bravo, e con sta scusa sono quattro anni che non ci andiamo al cinema. Ma senti. Giaci, e date il macetto, che ti vergogni. Sì, sì, dai. No, io posso dare. Lo devi dare. Dammelo. Alla nostra Erminia, che dopo 20 anni di matrimonio ha conservato la sua purezza. Al nostro Giacinto, che de fuori è tutto rosso perché lavora in fonderia, ma pure lui, grazie a Dio, ha conservato la sua anima candida e pulita. Fammi se sto brindisi. Cin cin! Cin, cin. Cin. Cos'è di festa? È l'anniversario di un matrimonio. Any occasion to go on to eat a plate of spaghetti? Lei una sigaretta, padre? Lo sai che io non fumo. Ma neanch'io fumo. Tu non c'hai vizi, eh? Giaci! Sì. E non c'ho il vizio del fumo. Giaci! Qualche altro vizietto ce l'ho. Giaci! Ah, Giaci! Armi! Che? Ci sono due fettine panate con le zucchine marinate. Preparo due sfilatini. Se le mangiamo al cinema, tante volte ce le miste fame. Sì, abbiamo mangiato proprio adesso. Quando sì mangiamo questi sfilatini? Au, e io dicevo per te. Au, dicevi per me. È tutta salute. Appena si muove c'è fame quella. Scusate, amici, se me ne vado io sarei rimasto con voi. Ma oggi devo far contento il mio. Bravo, è forte. È una bomba. Bene. Attento che te faccia male. No, a me mi fa bene il caffè, mi sveglia. E poi oggi non voglio dormire. Dopo 4 anni che non andiamo al cinema, ma voglio gustare pure io sto film. Eccomi, Giaci, io sono pronta. Pure io, pronti. Grazie, padre, di essere intervenuto. Grazie per le belle parole. Auguri e buon divertimento. Grazie a tutti. Noi vi salutiamo, andiamo al cinema. Buon proseguimento. Così può la sposa mia. Andiamo al cinema. Grazie, arrivederci. Grazie. Ci vediamo stasera. Arrivederci. Sei contentermi? Tanto, Giaci, grazie. Bel pranzo abbiamo fatto, eh? Mazza. Mo' se famo 4 passi a piedi. Ah. Poi, se sei stanca, abbiamo l'autobus. A che cinema mi porti? A che cinema? A quello che vuoi tu. Cinema Teatro Nuovo. Che hanno fatto adesso? Ma che è nuovo sto cinema? No, è il nome del cinema. Cinema Teatro Nuovo è un vecchio cinema. Sono 40 anni che esiste. Guardami. Ecco, dove è? Il Marchese. Il Marchese. E che è? Vedi la roba che c'è. Deve essere un film spettacolare. Vedermi. Poi andava a mettere lui. La stenne tutta nuda sul bancone. Poi gli metti gli spilli per provare la carne. La carne? Sì, per vedere se è cotta. Ma che ha, cosce? No, vedi, allessa. Guarda che colore c'ha lei, è tutta allessata, poracci. Oh, madonna mia, ma che è? E deve essere una storia di macellari. Ma che è, il Marchese è macellaro? Oggi i macellari sono tutti marchesi. Non vedi col coltello insanguinato? Apre tutta. Andiamo a vedere, può essere che è bello. No. Ah, ecco, domandiamo a loro. Scusate, dica, militari, dica. Che siete dal nord? No, no, siamo di Aosta. Ah, bene. Com'è sto filmetto? È un orrore. Ah, bello, sì. Interessante. È la storia di un marchese che invita le donne povere a mangiare e bere nel suo castello. Poi, quando sono belle grasse, no? Le taglia tutte a pezzettini, le mette nel frigorifero e poi la notte, quando c'è il temporale, se le mangia. A proposito, se mangia. Ammazza, gagliardo deve essere mio. Ma che gagliardo, Giaci, io già ho paura, non mi puoi portare a vedere queste cose. Sì, buono, Giaci. Adesso piano piano se ne andiamo a cercare un altro. Un film da ride. Oggi è la festa nostra, se dovremmo divertirmi, mica impressionare. Ma che impressionarmi? Stai con me, che paura c'hai? Oh, Armi, ma sei sicura? De che? Film de monache. Che c'entra de monache, poverelle? Pure loro c'hanno un sentimento. Dici? Ah. Quale sentimento? Armi, se ti piacciono le monache. Non è che mi piacciono le monache, è un romanzo. Deve essere che lei si innamora, butta il velo e scappa con lui in aeroplano. Poi se pente ritorna in convento. Allora che ci andiamo a fare? S'ha visto? Ma chi ha visto? Solo che è una storia romantica, a me mi piace. Ti piace? Sì. E allora andiamoci, che aspettiamo? Ecco. Mi faccia 2 biglietti. Platea o galleria? Qual è il meglio? Platea. Sì, 2 platee. Ecco. Andiamo a me. Io me lo sento quando un film mi piace. Sì, lo senti, meno male, almeno si mette a sede. Poi oggi sei tu che comandi. Ecco,
Grazie. Namo? Che faceva stare le donne? Che faceva stare? Boh. Namo, cammina. Stare vestiti, dai, bravo. Ecco. Hai venito. Allora, qua. Allora, ma che fai? Esce l'ampiede. Esce l'ampiede, guarda tu dove ti vieni. Apruscolina! Qui ci sono due borse. Permesso? Amore, butta giù le mani. E che te fai? Basta. Ah, Maria! Ecco la novizia! A Sorcio, sembra tua sorella vestita da monaca. Sembra li mortacci tu da quel mignottone di tua madre. Niente, forza che te caghi su. Oh, e mica potete, sa. Noi siamo venuti a vedere il film, abbiamo pagato il biglietto. Eppure noi abbiamo pagato. Ah, Bugiardo, non è vero, te sei imbucato. Il Paspia non è figlio di Maria, adesso è figlio della mignotta. Ma Gesù, ma che fa? Te guardi il film. Vabbè, io guardo, ma con sto macello. Hanno fregato il motorino! Oddio, mi hanno fregato il motorino! Fuori, ma fammi passare! Asorcia, che... Mi ha fregato te il motorino! Eh no? È su! Oh, ma che ti sei fregato il motorino! Mortacci! Non che io cambio posto! È bella! È bella! Amici, e questi mica la pianta! Tutto senti, meno che il film! Giaci, non li sta a sentire! Se te va a gustare il film, te devi concentrare! E io mi concentro! Ma questi sento lo stesso! Sì, sì, sto buono. Te preoccupare. Ti piace a te? Tanto. Yeah. E chi è lei? Se fammi passare. Ma... E lei, la faccia pure a me. Su, ma che te ne vai? Ma sono stufato. No, voglio via pure te, dai. Non no. Che vi è meglio. Ma so tre volte che tu vedi. Ma che mi frega, non c'ho niente da fare, vedo un'altra volta. Ma razza, ecco, mo chiuda la porta. Oh, e che ce lo racconti? Io ho visto. E che mi frega a me? Noi no, e mo sta raccontando. Dice chiuda la porta, la vedo che chiuda la porta, e calla. Mi chiuda la porta e non fallo sì. Scappare, perché ieri già provato a annarsi. Ah, ma che mo racconti tu, mo? Sì, tavolo. Ma i mortacci vostri, sono duri e parlate voi, per una volta che parlo io. Ah, Giosci, e guarda, guarda. E guarda, è per non dargli la vita. Lei è così forte, così guerriero, così virile. Parliamo di lei, sorella. Di me. Ti piace? È davvero ammirabile. È bello. È una gioia per me. Lei che dedica la sua vita. Quando un film è bello, pure se c'è da piangere, io mi diverto. Ma che sta a dire? Oh. Zitto, zitto. E più puri anche. È ciò che penso di lei, capitano. Lei che ha saputo riscaldarmi con il suo amore. Belle. Che belle parole. So belle, sì, ma tu non me le hai mai dette. Che? Che ti riscallo col mio amore. Grazie, so io che ti riscallo. Mi mangio a letto un'ora prima, la sera per scaldarti il posto. E che muori in faccia, te posso. Zitto. No, capitano, non dica niente. Stia fermo, non si muova. Mo prega. Che ne sai? Sei inginocchiata, perché lui va in guerra e c'è pericolo che non ritorna. Ah. È stato sempre un mio pensiero costante. E finalmente... Eccolo. Sì, anch'io l'ho sempre pensato. Asuccio, ti avevo detto che ti perdeva il meglio, ma la vizia gli passa la medicazione. Cioè, hai indovinato il mio. Diciamo prega. Su, giù. Asuccio, guarda un po' come sarà rapida. Io da mondo che c'era un gatto. Direi io fuori quel gattone. Agappona! Tieni, fume della sigaretta. E infatti, lo sai che infumi. Dacheli! Non ti aspettavo. Dacheli! Oh! Tutta l'acqua! Vigni! Ammazza! Che è te? Asuccio, può vedere che ti combina sta paracula. Ma bene. Oh! Mo che hai da fa? Ma te vergogni! Ma la voleva sta mano? E che è la mia? E che è mia? Che c'ho tre mani io? Non importa quello che vuole meglio.
Perché? Che c'entra? Tanto questo non capisce niente. Ma che sta a dire? Si è cagato su. Ammazza che puzza. Senti, la gente. Luigi, portano fuori te. No, porto fuori te, che con tua sorella piange. Oh, e vaffanculo. Proprio adesso ti devi mettere a cagare. Andiamo, va, io che butterei. Sì. Oh, Tessa, viene Nannina, ci ammazza tutte e tu. Ce ne sa, guarda quelli che fanno. Come mi piace. Come mi piace. Ecco. Se ne vuoi mandare? E che aspettiamo? Andiamo, se no. Ammazzali, romanzo della novizia.